Il viaggio, Finestre italiane sull'India, pubblicato da I Quaderni del Bardo Edizioni, è l'ultima fatica della professoressa Urmila Chakraborty. Il libro, prezioso, ci invita alla scoperta dell'India. Professoressa Chakraborty, come nasce questo libro? Il libro è nato proprio, diciamo, in piena pandemia. Era anche la mia voglia e anche le amiche volevano un po' rimanere uniti e fare qualcosa insieme. Quindi era, diciamo, l'abbiamo fatto questo viaggio virtuale tutti insieme, così sono rimasta, diciamo, in contatto con le amiche e gli amici e ho fatto anche nuove conoscenze tramite questo libro. Era il nostro modo per rimanere uniti anche in un momento difficile come la pandemia. E poi abbiamo dedicato il libro a 75 anni dell'indipendenza indiana, che viene in 2022, e 75 anni di rapporti diplomatici fra Italia e India. Infatti, il libro raccoglie 20 testimonianze intense e partecipate. Ci vuole raccontare che tipo di scritti andiamo a leggere? Il motto dell'India è Unity in Diversity, la unità nella diversità. Quindi anche noi abbiamo cercato di presentare un mosaico delle esperienze e le visioni sull'India. È un libro di esperienziologia, quindi potete vedere il punto di vista magari da un ricercatore, uno studente, un businesswoman, un ingegnere, un regista, cantante, musicista, tablista, danzatrice. Tutti hanno una loro visione dell'India. Ci sono anche giornalisti con il loro contributo, artisti, curatori e naturalmente non può mancare un attivista e insegnante di yoga. Abbiamo anche incluso le esperienze del matrimonio misto, quindi un italiano parla della sua moglie indiana. E una signora italiana parla del suo marito indiano e anche, diciamo, la seconda generazione che non manca mai nei matrimoni misti. Questo è il nostro libro con tantissime voci, però se pensiamo all'India, 20 voci forse sono pochi. Comunque abbiamo cercato di creare un thali, parola per parola significa piatto, è un modo di servire il cibo in India che ti portano tutto su un grosso piatto con vari assaggi che vanno messi nelle ciotole. Gli esperti dicono che se l'America è melting pot of cultures, India è come un thali che comunque ti fa assaggiare tutto insieme, ma ognuno con il suo gusto e il suo sapore. E quale India viene descritta nel viaggio Finestre italiane sull'India? Ci sono tante Indie perché, come sa, non esiste una unica India. India è molto eterogenea in tutto, con una diversità in tutto, la lingua, la cultura, nelle religioni. Quindi noi abbiamo cercato di portare per voi, tramite varie esperienze, un po' della diversità dell'India, un mosaico sull'India, come dicevo. Bene, questo viaggio è reso ancora più affascinante perché è accompagnato dalle illustrazioni dell'artista Paola Scialpi. Ce ne vuole parlare? Sì, sono molto contenta e anche onorata di parlare della pittrice artista Paola Scialpi. Le ho incontrata, se mi ricordo bene, in 2017 o 2018 durante la presentazione di un mio libro e fra di noi è nata subito una intesa, un feeling, un'amicizia. E lei ha subito accettato la mia proposta, la mia richiesta di fare 21 disegni e la copertina per il nostro libro. Ha fatto un grandissimo dono all'India e lei non ha mai fatto un viaggio in India, non è mai stata in India, però ha fatto i studi, le ricerche e ha donato tramite la sua arte a questo libro una ulteriore ricchezza. Il libro anche ha arricchito dalla prefazione del giornalista e senior advisor ISPI Ugo Tramballi e un epilogo fatto dall'imprenditore Francesco Fiore e come dicono last but not the least, il libro porta anche un messaggio del console indiano di Milano, la dottoressa T. Ajungla Jamir. Grazie. Quando e dove avverrà l'anteprima del viaggio Finestre italiane sull'India? L'anteprima sarà il martedì prossimo 21, quindi fra pochi giorni, 21 dicembre alle ore 18, Novara, Circolo dei Lettori. Grazie. Grazie a lei, professoressa Chakraborty.